Lino Barbieri. Grazie. Bene, buonasera a tutti, sembra di avervi visto poco tempo fa, ho questa impressione. Bene, a forza di parlare di miti sono diventato un mito anch'io, ma forse più che un mito un personaggio, più che un personaggio un giornalista, più che un giornalista un mito. Ma noi miti, grazie, ma noi miti vorremmo sempre poter parlare dei grandi, di un grande come il grande Neskens, ma purtroppo dobbiamo anche occuparci di vicende umane ed ecco qui come quelle legate alla violenza ed ecco qui una testimonianza umana, una testimonianza vera di un uomo, di una persona umana, di un uomo, eccola qua. Oggi stiamo vivendo un periodo di violenza che è una cosa assurda, è una cosa incredibile, che non è? Che non è una violenza limitamente per partite sportive, limitamente particolare, no, oggi è una violenza in generale e tutto questo è il fatto che la tessera è uscita con mia madre, l'ha voluta portare fuori, l'ha voluta portare a Magnan Crostino, a un certo punto si ferma due giovanotti che avessero, mi fanno, ah giovano, caccia la catenina, caccia il portafoglio, che te che io ho cacciato fuori la catenina e il portafoglio, no, questa qua ho cacciato fuori, uno di questi mi fanno, ah poi sai, come ne puoi succedere, c'è il porto d'armi, timbrato, venivate bollato, quindi da me, mi puoi niente, ha capito? Bene, grazie. Grazie. Ma vedo subito De Zan sul monitor, a te la linea Adriano. Quinta tappa del Giro d'Italia, vediamo Cricaglion, Lemon, Fignon, Patatine, Champignon, e poi ancora Bombini, Contini, Pasta e Ceci e Fagiolini, e poi ancora Colinelli, Masciarelli, Pasta e Ceci, Copiselli, e infine i soliti ritardatari, Santi Maria, Sant'Ambrogio, prega per noi, San Giovanni, prega per noi, Sant'Antonio, prega per noi. Bene, grazie. Grazie. E prima di passare alla linea al calcio, un attimo di pazienza, c'è la pubblicità di Nino Cerruti. La donna d'oggi è un personaggio complesso. Forte. È un personaggio complesso, forte, fragile, misteriosa e appassionata. Per questo ritratto ho immaginato Nino Cerruti Purfan. Bene, grazie. Grazie. Da Firenze, la Marcello Giannini che vi parla. La partita era bella e finita. Dopo ci sono stati i soliti tafferugli, a me mi hanno anche picchiato, insomma, è arrivato una labbrata qui in capo. Insomma, noi ragazzi sta qui per lavorare, fateci lavorare e non ci picchiate. Ed ora, prima di andare in ospedale, lascio il microfono a Eriksson e Zoff. Ecco qua. Credo che la mia squadra ha giocato bene, ma la tua squadra... Ma la tua squadra ha giocato meglio. Ma sì, insomma, dai. Abbiamo giocato bene, ma voi vi siete difesi bene, ci avete attaccato, ci avete pressato. Ah sì, ma voi vi siete difesi bene e poi avete segnato. Sì, abbiamo segnato. Abbiamo segnato, però forse meritavate voi di vincere. No, insisto nel dire che avete meritato voi di vincere. Ma sì, dai, insomma, chi vince vince, non mi importa. Sì, ed ora un attimo, un giudizio dell'avvocato. Beh, se posso dare un consiglio a Dino Zoff. Grazie. Visto che è stato un ottimo portiere, gli direi di allenarsi di più a parare le fregature, vista quella che gli abbiamo dato ultimamente noi della Juventus. Grazie. Enrico Meri che vi parla dallo Stato Olimpico, Giannini che mandava la palla al centrocampo, tocca a Di Napoli, quale si libera di un giocatore, cross al centro, ma l'apre fermazione per condannare un calcio di punizione in favore dell'altra squadra. Ed ora è il numero 3 che passa al numero 7, 7 per 3, 21, 2 che riportavo, 23, proprio il 23 minuto, il minuto in cui entra in campo Gianluca Vialli, a te Gianluca. Ma sono sempre contento quando posso giocare. Grazie.
Sono sempre contento quando posso entrare. Peccato però che debbo uscire un mio compagno. Questo mi dispiace molto. Sarebbe molto bello potessimo giocare tutti e 22 ogni volta. Così i vicini non dovrebbe fare scelte difficili. Così non verrebbe criticato. Infatti ai mondiali gli ho detto io di non farmi giocare per non fargli fare la scelta difficile. Così sono tutti contenti come sono contento io. E come sono contento di stare qui questa sera. Grazie.